Ed eccoci nuovamente in diretta dalla sede dell'Università della Terza Età, ancora in compagnia con il professor De Miti e la professoressa Malcangi per questo secondo appuntamento sulle vite rinascimentali. In questo viaggio che appunto con la loro guida, con la guida del professor De Miti sulla parte in particolare architettonica, botanica, artistica, comunque, che si cela dietro queste vere e proprie opere d'arte, Verdi, e diciamo anche la parte scultorea che abbonda in questi luoghi meravigliosi e che sono ancora da scoprire della nostra cara Italia, questo nostro viaggio continua dalla zona toscana, dalle ville fiorentine, dalle ville medicee, per arrivare un pochino più giù nelle ville romane, nelle ville laziali. Quindi io, senza indugio, lascio la parola al professor De Mitri per introdurci questo argomento e per questo nuovo viaggio e ringraziamo sia lui che la professoressa Malcangi per la loro grande disponibilità, visto anche che comunque il primo incontro ha riscosso un grande interesse, un grande successo, come ringraziamo chi ci sta seguendo o vedrà anche in differita questo nostro incontro e questo nostro approfondimento. Bene, ringrazio Domenico per la presentazione e anche per la sua importante collaborazione che il nostro percorso possa avere, diciamo, una fluidità necessaria. E ringrazio anche tutti quelli che hanno la pazienza di ascoltare e di seguire questa seconda lezione sulle ville del Rinascimento. E la prossima tappa riguarderà le ville del Veneto, quindi è un percorso oggi riferito a Roma e a Lazio, e poi fra 15 giorni concluderemo questo percorso con la descrizione di alcune ville venete. Ecco, la prima villa che prendiamo in considerazione oggi è la Villa Giulia a Roma. Questa villa fu, diciamo, realizzata da un papa, un umanista, un uomo di grande cultura, che si chiamò Giulio III. E questa, diciamo, questa villa è realizzata dal papa, che fu eletto nel 1550, e che volle costruire la sua villa nella vigna, così si chiamava, diciamo, la zona in cui questo grande edificio ebbe a realizzarsi. Questa vigna, questa proprietà nella quale fu costruita Villa Giulia, è un territorio esteso su via Flaminia a Roma, una via di grande importanza. E arriva fino a Valle Giulia è famosa perché è sede di un'antica università, e si porta fino al limite di un'altra zona importante, sempre rinomata e citata nei nostri telegiornali, Porta del Popolo, che dà l'accesso a Piazza del Popolo, dove ci sono sempre tante manifestazioni. Tutta questa zona, che era di proprietà del Papa, oggi è stata ridotta, mortificata, ridimensionata. Questa striscia di terra portava al Tevere, perché il Papa lavorava in Vaticano e poi con un'imbarcazione arrivava alla sua vigna, dove passava gran parte del tempo. Quello più lieto e quello più godereccio, perché amava circondarsi di molti ospiti. Ora, se noi guardiamo la villa dall'alto, ci accorgiamo di come oggi questa villa ha subito interventi in seguito alle situazioni di strade, diciamo, percorsi che hanno mortificato questo edificio e tutta la struttura, rendendola veramente, diciamo, molto limitata rispetto alle sue reali
condizioni originarie. Ci hanno lavorato degli architetti importantissimi, tra cui il Vasari, il quale però ben presto abbandonò la collaborazione con il Papa Giulio III, perché il Papa seguiva attentamente e con molta attenzione la costruzione del giardino e dell'edificio e modificava continuamente i suoi progetti. E naturalmente Vasari non amava essere sempre un punto di partenza. Ha collaborato a questo grande edificio, questo giardino, il grande Mignola, che era un ingegnere idraulico essenzialmente, era architetto ed era anche un grandissimo esperto di antichità. E infine non si può non ricordare un altro grande architetto che si chiama Ammannati, che costruì il Ninfeo. Vedremo dopo in cosa consiste questa parte della villa. E fu anche l'autore della fontana pubblica dell'Acqua Vergine sulla via Flaminia. Se qualcuno è passato su via Flaminia, si è accorto di questa fontana posta al limite in questa zona che porta al Tevere. Questa fontana utilizza l'acqua vergine perché era un'acqua limpida, trasparente, fresca. Qualcuno dice che si chiama vergine per un altro motivo, perché quando al tempo dei Romani si decise di utilizzare quest'acqua sorgiva, una ragazza semplice, giovane, indicò il punto in cui sorgeva l'acqua, ma comunque fa parte un po' di una storia leggendaria. La successiva villa ci mostra questo grande edificio che oggi è diventato museo etrusco. Questa chiesa, questo edificio poi porta verso un altro punto del territorio del Papa, dove fu costruita una chiesa da parte di Vignola, una chiesa molto bella. Oggi ci passano i tram proprio a 3 metri di distanza, una villa, una chiesa di grande rilievo, importante, e la chiesa di Sant'Andrea. Nella villa il Papa non vuole costruire né cucine né camera da letto. In compenso c'era una neviera, un'antica grotta nel tufo, utilizzata come deposito di neve per offrire i sorbetti e altre raffinatezze durante i mesi estivi agli ospiti. Il Papa amava moltissimo fare cene, pranzi in questo luogo straordinario, e amava moltissimo anche stupire per le novità e per il modo con cui le cose venivano presentate. Inoltre vi erano moltissime opere d'arte che venivano costruite in loco o portate da altri punti della città, perché continuamente venivano alla luce reperti archeologici di grande interesse. Ecco, la parte che vediamo è la villa vista al suo interno. Dal giardino si va verso questa parte qui, leggermente arcuata, e il percorso naturalmente passava attraverso una ricca vegetazione, e soprattutto si sentivano i profumi di tutti questi alberi che venivano ad arricchire il percorso e davano, oltre al profumo, un'ombra che durante il mese di periodo estivo era molto ricercato da tutti gli ospiti del Papa. Successivamente, ecco, questa è la parte che è addebitata all'Ammannati e il cosiddetto Ninfeo. Questo è diventato anche lui dall'acquedotto vergine ed è avvolto da una vasta esedra porticata dove eleganti statue richiamano una velata classicità. È costituito a tre livelli, tutti sovrapposti, che scendono dal cortile al piano della fontana.
Il Ninfeo, che era il luogo più fresco, fungeva da punto di ristoro, e dove il Papa e i suoi ospiti potevano riposarsi e conversare in compagnia di ottimo cibo. Del Ninfeo vediamo anche quest'altra immagine, dove in questo luogo sgorgava l'acqua della fontana vergine, e la stessa acqua che dà, diciamo, alimenta la fontana di Trevi, quindi una fontana con un acquedotto molto importante. Queste figure, queste statue, sono delle cariatidi che avevano la funzione di sostenere il piano superiore. Erano dei pilastri, delle colonne che poi venivano realizzate in forma di in forme femminili. L'acquedotto poi portava l'acqua anche nella fontana. Questa fontana è sempre del Bartolomeo Ammannati, consiste in un mascherone alato con delfini dalla cui bocca esce l'acqua su una grande vasca rettangolare. L'acqua rappresenta in tutte queste ville, ma in modo particolare anche in Villa Giulia, l'elemento caratterizzante del programma iconografico che si sviluppa lungo tutto il percorso di Villa Giulia. Infatti, detto programma riguarda gli interni edifici, gli spazi aperti, i cortili e l'inferno. Quindi, se non ci fosse l'acqua, diciamo, si perderebbe gran parte della bellezza di questo, di questa villa. Ciò costituisce una rilevante novità di Villa Giulia rispetto alle ville fino ad ora costruite, che trovano un precedente solo nel programma formulato intorno al 1538, ma in parte realizzato, per Villa Medici e Castello, qualcosa di simile c'è. Però l'acqua come elemento iconografico sarà sviluppato in maniera molto più evidente nella Villa d'Este a Tivoli. Da notare anche in questa villa i dipinti. Nel portico abbiamo dei dipinti di putti e satiri giocosi che celano l'abbondanza, la vendemmia, e naturalmente sono anche un po' scherzosi perché tendono un po' a mettere un po' in imbarazzo il padrone di casa, il quale naturalmente di proposito ha fatto realizzare questi dipinti. Gli autori di questi dipinti sono pittori importanti in questo periodo, in modo particolare Prospero Fontana e il giovane Taddeo Zuccari. Taddeo Zuccari ha un fratello, Federico, con cui collaborarono parecchio. Questo Taddeo era stato inviato a Roma per fare gli studi giuridici, ma avendo raggiunto il fratello a Roma, che già aveva iniziato la sua attività artistica, fu coinvolto anche lui in momenti artistici, diventarono entrambi molto noti negli edifici del Lazio. Ora, altro elemento importante di questa villa è la Sala dello Zodiaco, che è un vero e proprio gioiello nella Roma rinascimentale. In questo periodo c'è molto interesse nei confronti dell'astrologia, che non aveva una grande distinzione con l'astronomia come la intendiamo oggi. Anche i papi naturalmente ci si dedicavano a questi ambiti, e nonostante tutto, diciamo, si facevano fare gli oroscopi, così si dice. Questo
questa sala dello zodiaco si affaccia sempre su un ninfeo che rappresenta il punto centrale, il fulcro di questa costruzione nella quale abbiamo, diciamo, la presenza dell'acqua come elemento caratterizzante dell'ambiente, che naturalmente era il luogo dove per la frescura si realizzavano i pranzi durante la prima estate. Ora, il ninfeo, di cui abbiamo spesso parlato, rappresenta un luogo importante della cultura italiana, perché sin dal 1947 il ninfeo di Villa Giulia è stato utilizzato come luogo della premiazione del premio Strega, uno dei momenti più importanti della cultura italiana, e diciamo ancora oggi il premio Strega viene portato avanti. È un luogo molto riservato, non si può accedere facilmente, e ci sono autori di grande rilievo che sono stati premiati in questo luogo. Elsa Morante, per esempio, l'autrice dell'Isola di Arturo. Dino Buzzati fu premiato nel 50. Di Lampedusa, che vinse il premio nel 59 con il Gatto della Rosa, Umberto Eco, Dacia Baraini, insomma, sono passati gli autori, gli scrittori più importanti in questo luogo. In questa immagine vediamo il Paolo Pasolini accanto a Alberto Moravia. Ecco, questa è l'ultima immagine che vediamo. Le ultime immagini sono quelle legate a cosa è oggi Villa Giulia. Villa Giulia è diventato museo e quest'opera che vediamo è un'opera famosissima del mondo etrusco. Villa Giulia è diventato museo dal 1800. 89. Museo etrusco. Un secondo solo, che forse abbiamo un problema di carattere tecnico sulle slide, le recuperiamo subito. Sì, stiamo recuperando le slide in modo tale che possiamo continuare. Non so se lì nel frattempo il professore vuole andare avanti, poi riagganciamo le slide rispetto al museo etrusco. Abbiamo parlato precedentemente di Firenze, dei Medici, che avevano dato un contributo notevolissimo all'ambiente, al paesaggio toscano. Dopo la cacciata dei Medici da Firenze, ecco che prende il sopravvento la Roma, Roma papale sostanzialmente, quella che ha dato un contributo importantissimo alla storia dell'arte italiana. Dove vengono realizzati questi luoghi, queste ville che molti cardinali realizzarono nel Lazio, abbiamo la presenza di tantissime fontane con giunchi d'acqua straordinari, giardini arricchiti da coltivazioni di piante rare, sale adorne di affreschi, stucchi, dorature. Insomma, in questo periodo, oltre agli architetti, ci sono una miriade di altri personaggi che collaborarono a rendere questi edifici straordinari
per la loro bellezza, per la loro complessità, e che tanto che furono imitati in tutta Europa. Tra gli architetti e progettisti di ville e giardini, dobbiamo ricordare Bramante, Peruzzi, Raffaello, Sangallo, Vignola, Vasari, Giulio Romano, Bernini, Borromini, Vanvitelli, Velatier. E con gli architetti collaborarono numerosissimi abili pittori, scultori, stuccatori, doratori, falegnami, giardinieri e fontanari. I fontanari ebbero un ruolo importantissimo, perché diciamo, molti di questi trovarono soluzioni per rendere strabiliante e diciamo, superbo il giardino che veniva realizzato dagli architetti. Ma oltre a questi, diciamo, le costruzioni si arricchirono di arredi di notevole pregio, con mobili intagliati, stoffe preziose, dipinti e numerosissimi reperti archeologici. Ecco, la villa che adesso guarderemo velocemente è Villa Farnese a Caprarola. Questa villa si trova sul versante sud dei Monti Cimini, in provincia di Viterbo, un luogo affascinante, bellissimo. Questa villa fu edificata dal cardinale Alessandro Farnese tra il 1559 e il 1573. Venne costruita su delle fondamenta di una fortezza che è pentagonale, con cinque torrioni ai vertici. Iniziata da Antonio Sangallo il Giovane, fu trasformata dal Vignola, e qui naturalmente c'era l'abilità di un architetto che fu appunto il Vignola, fu trasformato in un palazzo residenziale, quindi fondendo insieme due elementi architettonici, quello del castello e quello della villa, ottenendone un risultato ammirevole. L'altra immagine, che sempre mostra Villa Farnese come residenza abituale del cardinale Alessandro, che abitava alternativamente ora negli appartamenti invernali, ora negli appartamenti estivi, quindi poteva scegliere in questi ampi spazi dove dormire, dove vivere, diciamo, alcuni periodi dell'anno. La villa possedeva due parterre quadrati con una fontana centrale. A questo si aggiungono altri giardini accanto alla casina del piacere. Questa casina del piacere, che adesso vedremo, era destinata come luogo di caccia, ma il cardinale la utilizzò non certo per la caccia, ma per le sue feste che gli piaceva realizzare. Oggi sono rimasti pochissimi brandelli di questi giardini che sono rappresentativi del Rinascimento laziale. Vediamo la facciata di questa Villa Farnese. Ecco, l'aspetto che Vignola dette all'edificio, che poteva ancora sembrare una fortezza, un castello, venne subito modificato in un luogo più tranquillo, accattivante, con le scale simmetriche che movimentano un'ampia loggia centrale a cinque archi, scanditi da paraste che si ripetono uguali all'ultimo piano. Vediamo anche l'interno, il cortile circolare, che presenta un porticato a bugnato rustico, sul quale si apre un'ampia loggia di colonne ioniche. E veniamo alla Casina del Piacere. Questa è una fontana, con la Casina del Piacere è quella che si vede in fondo, oltre le due sculture delle divinità fluviali. Queste due sculture stanno ai lati di un grande bicchiere da cui esce l'acqua.
La Cassina del Piacere è un luogo nato per la caccia, ma divenuto un rifugio segreto all'interno e intimo del per il cardinale Alessandro Farnese. Isolato, in posizione dominante su tutto il complesso monumentale, con una vista spettacolare sulla campagna romana. La morte del Vignola costrinse il Papa ad affidare i lavori della Cassina del Piacere a Giacomo del Duca, che realizzò la Cassina e poi fece le fontane, tra cui quella con i grandi bicchieri di cui parlavamo prima. Vediamo oltre un giardino parterre con cariatidi e fontane, e sono sempre attorno alla Palazzina del Piacere. Era un uomo molto amato dal cardinale. Dietro la villa si estende un vastissimo parco, un giardino e delle terrazze. In alto si nota sempre questa Palazzina del Piacere, vista da un'angolazione diversa, creata da Vignola come rifugio estivo del cardinale Alessandro. Poi abbiamo il Salone Regio e i Fasti di Ercole, gli affreschi di Taddeo Zuccari, dove Francesco I riceve in Parigi Carlo V e il cardinale Alessandro Farnese. Vediamo anche la Scala Regia di Vignola, che ricorda quella del Bramante in Vaticano, e poi affreschi di una certa eleganza, la decorazione della Scala Regia e il decoro della Sala degli Angeli. Infine dipinti, nella Sala del Mappamondo, decorata con affreschi di soggetto geografico e con ritratti di grandi esploratori e navigatori come Magellano, Marco Polo, Cristoforo Colombo, Hernán Cortés, Amedeo Vespucci. Nella volta poi sono rappresentate le costellazioni cinesi, che sono diverse dalle costellazioni come le rappresentiamo noi. Questa grande sensibilità per i viaggi mostra appunto il bisogno di aprirsi ad ambiti sempre più grandi, sempre più vasti. Passiamo ora a Bomarzo, il Bosco Sacro di Bomarzo, denominato anche Parco dei Mostri. Il Bosco Sacro, ideato e fatto costruire alla base del pendio su cui sorge l'abitato di Bomarzo, con l'imponente Palazzo Orsini. La famiglia Orsini era una famiglia importantissima, ricchissima anche, del Lazio. Costituisce uno dei maggiori esempi del gusto manieristico, fantastico e bizzarro. In un ambiente mantenuto selvaggio si svolge un percorso popolato di mostri ricavati da ignoti artisti. In questo luogo vi erano dei grandi massi tufacei che erano caduti, si erano collocati nell'ambiente in maniera un po' disordinata. E quindi l'autore di questa, il padrone di questa villa, Orsini, volle dare una forma a questi grandi massi, e naturalmente ne vennero fuori diversi elementi. Per esempio, ci sono due grandi immagini di Sfinge, Proteo, Ercole, c'è una grande tartaruga, sono tutte sculture enormi, la balena, la fontana di Pegaso, Venere sulla conchiglia, il teatro, la casa pendente. Insomma, si riuscì a realizzare in questo giardino queste enormi sculture che disorientavano il visitatore. Qui in questo giardino non c'è la simmetria, non c'è l'ordine come la geometria degli altri giardini rinascimentali. Qui governa un certo disorientamento, una certa confusione, voluta naturalmente. Le sculture
che avevano lo scopo di sbalordire e disorientare i visitatori, furono apprezzate da un famoso artista, Salvador Dalí, per il loro fascino surreale. E infatti, se qualcuno vuole, troverà un vecchio video in cui Salvador Dalí è presente a Bomarzo e si muove in questo ambito così surreale e misterioso. Ecco, vedete, Salvador Dalí che si trova all'interno di questa bocca spalancata, che come se rappresentasse un grido di orrore. Qui vediamo alcune altre immagini di sculture realizzate sempre con questo materiale che si trova in loco, il drago, Pegaso e la casina, una vecchia casa sghemba che confonde i sensi del visitatore, infrange le regole della geometria e le leggi della forza di gravità. Quando si entra si perde il senso dell'orientamento. Pavimenti e pareti sembrano precipitare e si ha l'impressione che la casa sprofondi verso la collina. Ecco, andiamo ora a vedere ancora un'altra villa. Il tempo a disposizione è sempre limitato, quindi è giusto che ci soffermi molto. Villa Dante a Bagnaia, provincia di Viterbo. Questa villa si realizzò in parte nel 1515, ma fu portata a termine nel 1566 dal cardinale Gianfranco Gambara. Quindi, come vedete, gli autori di questi edifici, di questi, diciamo, luoghi, sono prevalentemente cardinali. La villa è stata riconosciuta come Villa Dante, tuttavia ha acquistato questo nome solo nel XVII secolo, quando passò nelle mani di Ippolito Lante Montefeltro della Rovere, primo duca di Bomarzo, quando la costruzione aveva già 100 anni di vita. Villa Lante si compone di due casini. Sono identici, diciamo, tra di loro, ma sono stati costruiti in momenti diversi. C'è circa 30 anni di distanza dalla prima alla seconda costruzione. Il primo casino fu costruito dal cardinale Gianfranco Gambara, mentre il secondo fu realizzato nel 1587 da un altro cardinale, Alessandro Peretti di Montalto. I giardini costituiscono l'attrazione principale, dalle cascate alle fontane. L'autore delle opere idrauliche fu l'architetto senese Tommaso Ghinucci, che aveva fatto esperienza a Villa d'Este. Villa d'Este e Villa Lante è stata anche set cinematografico. Infatti alcuni film sono stati ambientati in questo luogo. Uno di questi è quello di Nanni Moretti, Habemus Papam, del 2011. E poi un altro film, diciamo, un'altra serie televisiva di Paolo Sorrentino nel 2016. Vediamo altre immagini di Villa Dante. Quindi a Villa Dante non vedremo un grande edificio come negli altri casi, ma vediamo soltanto due casini. Per il resto è stata data importanza al giardino. Qui vediamo il parterre con due quei casini, una fontana, la fontana dei Mori, con diciamo, muri in bronzo in forma che formano un quadrilatero e sostengono lo stemma del cardinale. Una delle cose più interessanti è la catena d'acqua. Ecco, catena d'acqua. Questa è un'invenzione originale. Fu imitata tantissimo. Il flusso dell'acqua che fuoriesce dalle fauci di un enorme gambero, omaggio al cardinale Gambara, committente dell'opera, viene continuamente interrotta
sia dagli irregolari massi di pietra disposti lungo il percorso, sia dalle serpeggianti volute biomorfiche che lo delimitano, quasi che le stilizzate. Insomma, l'acqua è costretta a saltare e questo saltellio dell'acqua la rende frizzante, vibrante e quindi dà l'idea di una specie di catena d'argento, vista da lontano. Quest'acqua così frizzante dà proprio l'idea di qualcosa di argenteo. Abbiamo, ecco, un'altra immagine straordinaria che poi vedremo in un piccolo video alla fine di questo percorso. Quello che abbiamo vedremo è il di Villa d'Este, questo invece, ecco, ma comunque ci sono elementi che caratterizzano diciamo, questo interesse, amore e abilità nel costruire fontane di grande spessore artistico e anche dal punto di vista idraulico. Vediamo adesso un'altra cosa che merita la nostra attenzione, la tavola del cardinale. In realtà è una pietra, insomma, è fatta di pietra, lì di solito gli ospiti del cardinale si soffermavano per i pranzi o le cene. Al centro di questa struttura in pietra vi era una cavità dove entrava dell'acqua, si formava un velo d'acqua, sembrava un cristallo, e su quest'acqua, secondo diciamo, abitudini antiche, si facevano scorrere i piatti. Quindi i commensali prendevano i piatti portati dal flusso dell'acqua che correva e che poi andava a finire, come vedete, dalla bocca di questo mascherone che diciamo, trovate in questa immagine. Altra fontana importante di grande originalità è la fontana dei Lumini. E questa fontana è costituita da tre gradini posti a semicerchio, contrapposti, sui quali 70 lumini stilizzati gettano zampilli. Da questa, vedete la figura al centro, sembra un lumino, da cui non esce la fiammella, ma esce uno zampillo d'acqua. Quindi, visti, guardate con una certa attenzione, si notano come se fossero lumini accesi. È un fascino molto, molto particolare. Si nota appunto la bellezza di questa immagine. Ecco, poi vediamo qui diciamo, alcuni affreschi, si differenziano gli affreschi di una casina rispetto all'altra, non solo perché fatti in epoche successive, ma perché fatti da autori di diversa sensibilità. In una casina prevalgono pitture di paesaggistiche, mentre nell'altro diciamo, carattere classicheggiante. Ecco, passiamo adesso a Villa d'Este, l'ultima villa che guarderemo per avere un'idea di queste ville del Lazio. Villa d'Este fu realizzata da un altro cardinale, Ippolito d'Este, figlio di Lucrezia Borgia e Alfonso I, duca di Ferrara, e la famiglia degli Stensi. Divenne il giardino più famoso del mondo per la ricchezza dell'acqua, per le numerose sculture, per le architetture, per la bellezza delle piante e il fascino dell'uomo. Giulio III, il Papa di cui abbiamo parlato prima quando abbiamo iniziato con Villa Giulia, eletto nel 1550, dopo un tormentato concilio, volle ringraziare diciamo, il cardinale che si era diciamo, dato da fare perché l'elezione di Giulio III andasse a buon fine. E per ringraziarlo di questo appoggio che diciamo, era stato utile, il Papa Giulio III volle dargli il governatorato di Tivoli. Il cardinale, appena nominato, incaricò come suo antiquario l'architetto Piero Ligorio
a cui affidò il primo scavo archeologico dell'antica villa Adriana, una villa di grande bellezza, estesa per circa 120 ettari, costruita dall'imperatore Adriano, ma l'attenzione, il cardinale Ippolito d'Este accettò un po', ma non tanto contento di questa nota, però siccome era un grande umanista, un grande conoscitore della storia romana, accettò proprio per la presenza di questa zona archeologica di grande interesse, che è appunto Villa Adriana, dove lui diede il via a un vero e proprio scavo archeologico, un primo scavo fatto con scientificità e interesse. La villa, per la realizzazione di questo grande giardino furono necessari importanti e imponenti lavori di sbancamento e terrazzamento. La città in qualche modo venne modificata perché doveva adattarsi al fine di creare le condizioni di un grande flusso d'acqua. Quindi molte case furono eliminate per far posto appunto alla villa e al passaggio dell'acqua, che doveva confluire tutta in questo luogo dove il cardinale aveva intenzione di creare un grande giardino. In effetti nella villa affluisce una quantità enorme di acqua, quanta non se n'era mai vista prima di allora in un giardino. Vediamo una veduta aerea e cominciamo a guardare le prime immagini delle ville. La fontana dell'Ovato, per la forma ellittica della sua vasca, dalla tazza centrale sgorga una grande quantità di acqua che allude alla cascata di Tivoli. Vedete l'immagine della cascata di Tivoli, una cascata che fu realizzata modificando il corso dei fiumi e facendo in modo che avesse un dislivello, che passasse quest'acqua attraverso un luogo che aveva un dislivello di 150 metri, quindi le cose che si realizzavano avevano un andamento veramente fuori dal normale. Vedete anche la fontana dell'Ovato e la fontana di Nettuno. Questa è un'immagine importantissima perché mostra l'abilità con cui non solo si costruiva architettonicamente quello che doveva arricchire l'immaginazione del visitatore, ma anche per la potenza dell'acqua che arrivava a livelli molto alti rispetto alla base. Gli zampilli erano enormi e in alcuni momenti, quando il sole batteva in una certa direzione, questi zampilli davano l'effetto di un arcobaleno. Al centro, tra gli altissimi zampilli, scende una magnifica cascata, in fondo alla quale, attraverso il velo dell'acqua, si intravede il busto del dio Nettuno, che dà il nome alla fontana. Villa d'Este è famosa anche per l'organo idraulico. L'organo idraulico consisteva in un meccanismo attraverso cui l'acqua entrava in alcuni recipienti in cui c'era dell'aria quest'aria veniva spinta dall'ingresso dell'acqua. Questo movimento provocava appunto delle forme tali, delle spinte, per cui si creavano dei suoni e si riuscì a realizzare proprio un vero e proprio organo che emetteva dei suoni. Questi organi idraulici, che in qualche modo erano stati inventati da alcuni fontanieri, alcuni ingegneri idraulici francesi, poi si diffusero in parecchie ville, anche al Quirinale, e forse è stato l'unico
organo idraulico che ha funzionato fino a poco tempo fa. Oggi tutti gli organi idraulici sono stati un po' abbandonati perché non si riesce più a farli funzionare e sono stati costruiti degli organi simili a quelli che nel Rinascimento avevano fatto ammirare tantissime persone. Questo è un particolare dell'organo idraulico, la fontana della natura, il viale delle 100 fontane, la fontana del drago, il salone centrale della villa con affreschi di tema mitologico, di scuola di Girolamo Muziano e Federico Zuccari, ecco, ricompare di nuovo. E poi il particolare del soffitto della prima stanza detta Fatiche di Ercole. Il cardinale, dopo la morte di Giulio III, non aveva più tanta protezione, per cui fu costretto a spostarsi in altri luoghi, ma comunque poi alla fine tornava sempre a Villa d'Este e importò dalla Francia qualcosa che in Italia non si conosceva ancora, il gioco del tennis. Infatti il cardinale realizzò il primo campo da tennis. In particolare suggestivi, ma ancora più bello forse è la sequenza di immagini che adesso Domenico cortesemente ci farà vedere per concludere questo breve percorso e rapido percorso sulle ville del Lazio e di Roma. Certo, la vediamo e rimanete sintonizzati per poi salutarci alla fine del filmato. Questo video mi piace soprattutto perché la grande capacità artistica che si ritrova in questi luoghi, ma anche perché ci ricorda quanto eravamo felici quando si poteva andare in giro, visitare musei, il mare. Oggi con la pandemia tutto questo rappresenta quasi un miracolo. Ci auguriamo che questo si possa tornare a rivivere in questi momenti che possono essere vissuti veramente.
Bene, allora con queste ville rinascimentali romane e con la speranza che condivido del professore di poter presto ritornare intanto a godere di questa bellezza e anche di poterla godere in maniera più serena, insomma, la fase vaccinale è in corso, speriamo presto, tra l'altro anche la nostra UTE concluderà anche per quello che sarà possibile, stiamo capendo anche in base ai protocolli, comunque in qualche maniera, in maniera più dinamica, più dal vivo, ecco, diciamo più un'interfaccia un pochino più, più calorosa, diciamo così, la fine di questo anno accademico particolare, però che non ci ha visto mai fermi, anzi ci ha visto forse più dinamici proprio perché abbiamo dovuto reinventare, e su questo va fatto un ringraziamento particolare ai docenti come il professor Demitri, la professoressa Marcangi, come tutti i docenti volontari che condividono il loro tempo con noi, come anche agli studenti dell'UTE, ai ragazzi dell'UTE, mi piace chiamarli, perché appunto hanno compreso le necessità e hanno abbracciato anche questa novità d'approccio didattico, e sperando presto appunto di poterci vedere anche in presenza, ci rivediamo, ci diamo appuntamento alla chiusura di questo ciclo, di questo trittico delle ville. Siamo passati dalla Toscana al Lazio, alla zona di Roma, e risaliamo invece verso la prossima volta, verso l'area di Venezia, verso il Veneto. Quindi ci rivediamo, un grazie particolare a voi, al professor Demitri, alla professoressa Marcangi per il bellissimo approfondimento, e per chi ha seguito o seguirà questo incontro anche in differita, che ricordiamo rimane sul nostro canale Facebook e anche sul nostro canale YouTube UTE Edistein, a disposizione di tutti. Appunto perché la cultura è bella quando si può condividere. Un ringraziamento ancora, e per chi ci sta seguendo in diretta, buona serata.